Ci troviamo ad Ora, ospiti di Bignami, in occasione della 21esima fiera professionale, che quest'anno coincide anche con la celebrazione dell'80esimo anniversario dell'azienda. Tutte le novità sono frutto di ciò che è stato presentato dai maggiori produttori americani e tedeschi alle varie fiere di settore dell'anno, quindi SHOT Show a Las Vegas, IVA e, per quanto riguarda l'Italia, Heat Show. Novità 2019 per quanto riguarda Merkel, il noto marchio tedesco famoso per le sue carabine Helix con ripetizione lineare, è la carabina Helix Speedster Orange con inserti in colore arancione particolarmente pensati per la caccia in battuta nelle sue varie forme. Altra caratteristica di questa carabina nella sua edizione 2019 è la nuova canna che monta in tutti i casi, in tutti i calibri previsti, il copri filetto, perché appunto tutte le canne sono filettate, e così per l'applicazione di eventuali soppressori di suono laddove disponibili, laddove consentiti dalla legge, quindi non in Italia. Poi consente anche l'applicazione dell'anello per la cinghia per il trasporto, appunto in stile recupero, e poi le nuove mire EyeSight removibili in tutti quei casi in cui appunto non siano necessarie. Per quanto riguarda Savage, la novità 2019 è la carabina basata su azione del modello 110 High Country. In questo caso abbiamo un'arma che, appunto, basata su questa azione, presenta una finitura molto interessante in PVD, quindi estremamente resistente a tutte le intemperie, in colore marrone coyote. Caratteristica dell'arma è la calciatura True Timber Strata, con questo particolare pattern camo che la distingue dalla produzione precedente. Abbiamo lo scatto Acco-Trigger che garantisce la possibilità di regolazione dei parametri principali dello stesso. La pala del calcio utilizza il dispositivo Acufit che ne permette la regolazione in altezza e in lunghezza. L'arma presenta sia la canna che l'otturatore scanalato con un piacevolissimo andamento a spirale, e la volata anche in questo caso è filettata per l'applicazione dello spegnifiamma o in quei paesi fortunati, tra cui non c'è l'Italia, anche dell'eventuale soppressore di suono. CZ presenta una versione particolare della sua popolare carabina 557. In questo caso abbiamo un'arma equipaggiata di calciatura in sintetico, rivestito in un materiale soft touch che ne rende particolarmente gradevole il maneggio. Parliamo di una carabina bolt action di impostazione classica, in questo caso fornita di uno scatto regolabile nei suoi parametri fondamentali, serbatoio fisso, quindi non intercambiabile, non estraibile. Altre caratteristiche dell'arma sono la volata filettata e soprattutto, direi, in questo caso il prezzo. Si parla di un prezzo di partenza di 690 euro per il calibro 30.06 disponibile al momento. Entro la fine dell'anno sarà disponibile anche il 308 Winchester, un prezzo che decisamente rende quest'arma molto appetibile per una categoria molto ampia di cacciatori di selezione. Dalla Repubblica Ceca arriva una nuova serie di ottiche di puntamento chiamata simbolicamente Optica 6. 6 perché 6 sono gli ingrandimenti disponibili per tutta la gamma, e 6 in questo momento sono anche gli allestimenti forniti. Si parte da 1.6-24, quindi un'ottica da battuta, per arrivare a questo 5.30x56, un'ottica estremamente luminosa e performante. Stiamo parlando di prodotti con un'ottica
ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo, disponibili con tubo da 30 e da 34 e una vasta gamma di reticoli che prevedono regolazioni sia in MOA che in MIL. Bushnell, produttore americano rinomato nel settore delle ottiche, quest'anno introduce tre nuove linee di prodotto di differente qualità e quindi anche di differente livello di costo. Si parte dalla Prime per passare alla Nitro e arrivare al top di gamma definito Forge. In questo caso abbiamo ottiche che vanno a inglobare tutto il settore delle ottiche sportive da caccia, quindi ovviamente in questo caso abbiamo di fronte a noi i cannocchiali di puntamento, però ci sono anche cannocchiali di osservazione, telemetri, punti rossi, e quindi praticamente andando a soddisfare tutte le necessità del cacciatore. Focalizzandoci sulla linea Forge, abbiamo una serie di ottiche piuttosto vasta che comunque si colloca intorno al limite dei 1000 euro, quindi comunque un prezzo piuttosto abbordabile. Tutte con tubo da 34 o 30 mm, c'è una varia disponibilità per quanto riguarda gli ingrandimenti e invece per quanto riguarda il coating delle lenti abbiamo un nuovo coating che si chiama EXO e che deve praticamente andare a proteggere le lenti esterne del prodotto da tutte le tipologie di sollecitazioni, quindi grasso, graffi, unto, tutto quanto può creare disturbo poi nella corretta acquisizione del bersaglio. Per quanto riguarda Hawk invece abbiamo una nuova gamma di ottiche e cannocchiali d'appuntamento che è stata denominata Endurance 30 WA. In questo caso abbiamo un modello da caccia a 4 con fattore zoom di 4x, sono 2,5x/10x50, la lente frontale è da 50 mm. Parliamo di un'ottica fondamentalmente piuttosto semplice nella costruzione, ma molto ben definita. Il prezzo al pubblico è inferiore ai 500 euro, abbiamo le tre torrette azzerabili e bloccabili in posizione, la terza torretta è dedicata all'intensità del punto luminoso, sono 6 le intensità disponibili con punto di spegnimento intermedio. Manca la parallasse, la torretta della parallasse che è regolata sulla distanza di 91 metri. Il reticolo è inciso, sono disponibili più modelli di reticolo, illuminato in rosso in questo caso. E per quanto riguarda la stessa serie abbiamo anche un'ottica 1,4x24, però questa più di impostazione tattica.